Ciao a tutti, siamo di nuovo dalla sala stampa del Comunale. Oggi è l'appuntamento con due giocatori della Sanremese. Davanti a noi Nicolas Costantini, è uno degli esperti dei biancoazzurri, ex Serie C, da non molto, insomma, è stato in Serie C fino a poco tempo fa con il Savona. Io partirei da te, Nicolas, da esperto, se ci racconti un po' come vedi questa Sanremese. Esperto un parolone, dai, diciamo. Comunque la vedo bene, la vedo una squadra costruita per traguardi importanti e dopo una partenza, diciamo, che non è stata delle migliori, credo che stiamo trovando una quadratura importante. Siamo considerati da tanti una squadra per vincere. Questo non è mai facile perché comunque ti mette pressione, tutte le avversarie provano a fare la partita importante perché siamo una piazza importante, con uno stadio importante, con una tifoseria importante, e quindi è complicato. Questa è una cosa, quando si vuole vincere è sicuramente la cosa più complicata, però credo che stiamo prendendo un buon ritmo, abbiamo trovato la nostra quadratura, anche perché comunque eravamo una squadra nuova e ci è servito un po' di tempo. Ora bisogna continuare su questa strada. Il campionato è molto lungo, è molto aperto, molto combattuto. I campionati si vincono poi sul finire della stagione, quindi dobbiamo essere bravi con la testa, a rimanere sempre concentrati e sempre sul pezzo. Allora, Nicolas, scusa se insisto, però è curioso, no? E quindi vorremmo provare a capire. Tu hai giocato in Serie C, la Sanremese vuole provare a raggiungere questo obiettivo. Hai mica qualche consiglio, insomma, dalla tua ex esperienza che potresti dare a Calabria, che ne so, per portare appunto la Sanremese a raggiungere il suo obiettivo? Consiglio, Calabria ne ha giocati molto più di me, quindi non sono proprio quello adatto per dare un consiglio. Poi, diciamo, non l'ho mai vinta la D, mi sono ritrovato in C dopo il settore giovanile, quindi Ma c'è grande c'è differenza tra le serie? chi. No, non c'è una grossissima differenza. Forse la regola degli under che in C non c'è, forse quella è la differenza maggiore, con tutto il rispetto per gli under. Campionato dove cambia un pochettino il ritmo e cambiano magari le piazze che si fanno affrontare, quindi piazze importanti, stadi importanti, un po' più di gente, qualche attenzione in più, ma poi a livello di campo più che altro di ritmo, diciamo. Ok, senti, allora andiamo a domenica, diamo a te questo piccolo commento sulla prossima partita, insomma, in casa col finale, cosa vi aspetta? Aspetta una partita dura, perché le squadre di Buttu le conosciamo, poi sono di qua, quindi le conosco bene. Una squadra molto, molto organizzata, una squadra che darà sicuramente tutto quello che è nelle sue possibilità, lo metterà in campo. Noi però, con il massimo rispetto, sappiamo di avere qualcosa in più a livello di qualità e dobbiamo essere bravi, senza presunzione, a metterle tutte in campo e fare la nostra partita, sapendo che sarà come tutte le squadre che vengono qua, ce la metteranno tutta per strappare un risultato che per loro potrebbe essere molto importante, ma come lo è per loro, lo è per noi, e quindi dobbiamo essere attenti, concentrati e con molta caparbietà mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Grazie Grazie Nicolas, a te. bocca al lupo. Credo.